Ciao ragazzi, sono qui con ragazzi. Stefano, ragazzi, ciao Stefano. Ciao, ciao a tutti. Rivincita dalla challenge. Lo scorso anno chi è che ha vinto? Io o tu? Mi pare che per colpa delle tue regole poco chiare sia stata insabbiata una netta vittoria mia, però. Ci sono state tante critiche nei confronti lo scorso anno, lo ammetto, ho sbagliato. Quindi quest'anno regole chiare, precise e puntuali. Ok, dov'è il regolamento? Ce l'abbiamo. È tutto qui. Cioè, quindi no, no, no. Vabbè, man mano le scoprirete, ragazzi. Sì, man mano che si gioca vengono fuori. Allora, facciamo la post-it challenge. Vedete che il budget è aumentato quest'anno. Abbiamo addirittura dei post-it nuovi, non è che sono stato lì a cancellare quelli vecchi, no, nuovi. C'è da pagare? Pago. Siamo in rosso adesso, speriamo che questo video vada bene. Piazzate un like perché sennò qui... Rosso anche per ricordare il Natale. Vedete anche la scenografia che ricorda la natività del nostro signor... Che me l'hanno rubata, cazzo. Cioè, per prendere prendere i posti ti hai risparmiato sulla scenografia. Abbiamo i cappellini. Impolverati dalla Doscoli. Li hai messi in lavatrice? No, sì, li ho messi. Eccolo qua. Eccolo qua. Guardate cosa mi tocca fare, cazzo. Adesso c'è la solita gag che il tuo è più lungo. Cioè, ma... okay, quindi abbiamo anche il pulsante per rispondere. Ma cos'è successo? Per gli amanti della ASMR. Quindi adesso faremo tutta la challenge così. Ciao ragazzi. Mi irrita già solo l'inizio. Quindi scriviamo un nome di un calciatore. Mi raccomando, non copiare. Un calciatore che poi può essere nel mondo del calcio, può essere un commissario tecnico. Un personaggio nel mondo del calcio in Presidente, in Italia. Raccattapalle, magazziniere. Non esageriamo. No, rimaniamo su. Vabbè, coefficienti di difficoltà. Iniziamo col facile. Facile, medio, difficile. Dai, iniziamo col facile. Facile, facile. Facile, facile. Sì. Hai detto? Eh? Ma che schifo. Ma cosa? Ma ecco come fai a vincere. Hai letto? No, non letto. Hai letto? Palesemente, cazzo, mi sono girato e arrivi così. No, Buonaventura. Ma non fingere, non insabbiare. Ah, non me l'aspettavo. Ma te non reggere, però. Perché sono troppo intelligente. Con gli occhi chiusi avviciniamoci. Per far leggere, ragazzi. Facciamo la conta, dai. Amravacci Cicco, inizio io. Ma che allora, cazzo di conta è? C'è scritto così nel regolamento. È un calciatore? Però vedi, le tue non sono. Sono cosa? Sempre ambigue. Cioè, è un calciatore, sì o no? No. Non è un calciatore? Çalhanoğlu. Oh, ragazzi, mi sono bruciato la risposta, ma grasse risate, ne è valsa la pena. Adesso immagino le critiche degli estimatori di Çalhanoğlu. È un calciatore? Sì, oh, io l'ho fatto facile, la differenza tua. No, è facile, te lo stanno dicendo anche loro. Dai. Facile? Ma mi fido? Sì, ma senti quello lì. Se è facile mettete like. È un allenatore? Sì. Ah, finalmente. Gioca in una delle prime 4 della classifica? Sì. Allena una delle prime 10 in classifica? No. Bastardo, ma com'è difficile. Non è difficile. È dell'Inter? No. Ma ha a che fare con il mondo Milan? Molto generica questa, Sì o no? A che fare con il mondo? Attualmente no. Però ti sto già dando una. Vedi, io sono troppo buono, do sempre qualcosa in più. Gennaro Gattuso. No. Quante sono, scusa, le possibilità? Quante sono le possibilità? 7 a testa. 7 a testa? Sì. Che cazzo? Sono sempre state 3. Vabbè, ho scorso anno per innovare, quest'anno sono 7. Sì, 7. Andiamo avanti a dirli tutti. Non l'ho visto. Che tecnica. Ma non ho visto, non ho visto. Che schifo. Ah, guarda il VAR, se non ci credi. Mi stava capicolando addosso. Sì, 7. Andiamo avanti a dirli tutti. Non l'ho visto. È un attaccante? No. Facile, eh? È molto facile. È un commentatore? No. Io ancora non ho capito chi è. Cioè, non ho capito, non il nome. Ma come no? Me l'hai chiesto prima. Tu ti dimentichi le domande, adesso non è colpa mia, Cos'era? Te lo dico. Ha un allenatore, vero? Non confermo, che lo smentisco. Pirla. Non che ha bruciato pirla. La domanda, madonna. Vabbè, la rifaccio. E avrà anche il culo di... No, non rifai niente. Dai, la rifaccio. No. Gioco il mio primo jolly. Ma che cazzo... Attualmente è in attività? Dimmi te se io devo accettare... Sì, è in attività. Cioè allena, quindi sta allenando in questo momento. Sì, sì. C'è ora alle 20. È lì che parla con i giocatori in questo momento. Ho sentito poco fa, tra l'altro. È un difensore? Vabbè, alla fine, per forza di cose, non è questo, non è quello. No. Quindi io ci ho troppo capito. Forse. Appunto.
Vabbè, allena dalla decima in giù. No. Ma che bastardo. Cazzo, però questa, a questo punto è una domanda che se te la giochi bene fai. Ecco, sapevo. Mancini. Che cazzo c'entra? Ma no, no, è un allenatore. Non comunque due ne hai sbagliato. Io vorrei sapere. Erano tre in totale le possibilità. Quanti? Tre. Erano sette. Ma che sette? Per rendere il gioco un po' più dinamico. No, dinamico. Allora non perdi mai così. Dai. No, vabbè, anche tu hai le tue tre. Sì, immagino. La chance dopo ne ho una. No, tre. Sette io e tre tu. Cioè, sei sul mio canale, sì, le chance le decido io. Certo. Le ridistribuisco io. Cioè, su questo io. Canale io devo perdere sempre. Quello è un portiere. Togli uno, togli l'altro. No. Oh, incredibile. Sei in attività e non allena nessuno dalla Serie A. Io ho rispettato il regolamento, non venire a... Guarda che non deve essere esonerato, ora deve allenare. Sì, non è che sono scemo, lo capisco. No, viene il dubbio. Un po' la faccia da scemo ce l'hai. Col cappellino poi ancora di più. Non lo so pensare. Quindi non ho capito chi tocca. Guarda, io, ogni tanto ho delle io devo fare la domanda. Sì, ma non c'è un timer? Mm? Tic tac con i secondi? Sì. Fai una domanda, non lo so. Movimenta, mischia le carte. Allena fuori? Fuori da cosa? Fuori dall'Italia? No. È un centrocampista, quindi. Togli uno, togli l'altro. Ma come no? Sì, scusa, sì, sì. Ma guarda Teo. Lo scorso anno allenavi in Serie A? No. Siamo ancora alla manche facile. È della Juventus? Sì. Cioè, sono quasi tentato ad arrendermi. Saresti scandaloso. Ma è così assurdo. Ma pensa. Ma scusa, è un allenatore facile. Ma cazzo, apri i tuoi orizzonti. Non giochi in Serie A, non allena in Serie A, non allena nazionale, non allena all'estero. Mi piace perché è facile, ma allo stesso tempo difficile. Perché c'è questa gabola un po' su cui lui si sta un po' restringendo da solo. Ma puoi fare altre mille domande. Ma non mi va di giocare. Cioè, adesso fai come bambino, non gioco più. No, perché vinci, giochi. Non mi sto divertendo. Cioè, se ragazzi voi vi state divertendo, gioca per loro. Io non mi sto divertendo. Aspetto qui il mio canale, fai tu. Ho capito, ma ti diverti solo se vinci. Mi sto innervosendo addirittura. Cioè, ha mai allenato in Serie A? Sì. Ah, meno male. Almeno quello. Meno male. Allora, appunto. Ne provo uno. Dai. Matuidi. Sì. Meno male. Questo almeno finisce sta manche di merda. Cioè, ma sei serio? Perché? Questo era quello semplice? Ma cazzo, è un'orbita Milan. C'è più semplice di così. Bastava dire qualcosa su Berlusconi. Quindi adesso medio. Dai, mentre io scrivo tu, dai. Sto cercando. Sponsorizzi il pezzo, dai, dai. Insieme siamo soli. Andate a vedere Insieme siamo soli, il nuovo pezzo di Steve. No, in realtà il mio è facile, vabbè. Ti lascio vincere. Ma solo anche perché anche il mio. Sotto Natale sono buono e dai cazzo non me. Allora, Amrabat Cicicchi, inizio io. Ma che cazzo di... Allora, è un calciatore? No. Ma che palle che sei però, dai. È un calciatore? Sì che è un calciatore. È nella dirigenza? No. Cioè mi sto già annoiando. Dai, non vedo che finisca sto video. Cioè veramente. Dai. Oddio. Calciatore del Milan? No. È un allenatore? No, non è un allenatore. No, no. No. È in attività? Sì. È un arbitro? No. Adesso mi sento in colpa. No, non è un arbitro. No, vabbè, per me, guarda, non è un arbitro. Ma è facile. Per me l'importante è che tu ti stia divertendo. Io no. Spero che tu almeno sì. Madonna mia. Tocca a me, eh? Sì. Allora. Gioca in Serie A? No. Ma come cazzo è sta cosa? Tu hai detto tocca a me? Sì, ho risposto. Ma allora, è incredibile. E si lamenta anche. Che ruolo, cioè, che ruolo ha? Che cazzo di domanda è? Te la sei bruciata? No. Adesso tocca a me. Gioca nelle prime sì, quattro gioca, di Serie A? Gioca. No, ma è un inizio. Ma scusa, ma quanto ma vuoi farmi finire la domanda? No, è una monosillabe, che cazzo? Gioca? Sì, gioca. Allora. Ma roba, che cazzo? Il regolamento. Svolge mansioni in Serie A in questo momento? Ha a che fare, sì. In un certo senso ha a che fare, sì. Ha a che fare, ok. Adesso vediamo se posso fare la mia domanda. Gioca nelle prime quattro della classifica? Sì. Puoi fare la tua domanda. Dai, smettila. Si mette un gioco sulle domande delle domande. Gioca tra le prime quattro. Io te l'ho fatta semplice, come vedi. Sono hard, me lo parlava. Ma
fa parte di qualche associazione della Serie A? Tipo arbitro, associazione arbitro, associazione... No, niente. No, no. Vediamo. È un attaccante? Che culo di merda, vabbè, hai vinto già. So quelli. Qua le prime quattro sono quelli. No. No, non è un attaccante. No. È un telecronista? Sì. Un minimo. Abbiamo, quanto è difficile. Abbiamo chiuso il cerchio, mia, un minimo. Mamma mia. È un difensore? Sì. Commento su Sky? Sì. È dell'Inter? Sì. La cosa che mi fa stare leggermente più tranquillo è che per questa manche c'è la risposta secca, altrimenti... Ma che cazzo, ma dai, ma è stato sempre così, scusami, ma non è stato mai così, ma dai, è stato sempre così, ma che... allora che per te, ma certo, certo, ma siccome ci sto arrivando, diamo una... tanto avevo tre possibilità, dicevo la difesa 3 dell'Inter e uno lo beccavo, no? Sì. E invece farò davanti, cazzo. È tra i top di Sky? No. Il suo nome inizia con la S? No. Ora inizia a fare tutte le iniziali. È la prima voce o la seconda voce? Bastardo. Non è una risposta a cui posso dare. Perché? Perché o è sì io e no. È la prima voce? No. Rischio perché sono la prossima indovini. Devrai. Sì! No. Sì. Bastardo. L'ho indovinato? Sì. No. Sì! Ma scusa, ma non vale. No, avevo in mente Marchigiani, non so perché. Hai sbagliato, Vittorio. Ah, perché ho sbagliato. Sì. Vabbè, ma che cazzo di inculata è questa qua? Scusa, te la sei rischiata? Chi ti ha detto di rischiare? Cazzo, scusa, seconda voce io ti devo... quello che è il commento del tifoso. Io pensavo quello tecnico. Ma non si chiama seconda voce, si chiama commento tecnico, scusa. Vabbè, anche quell'altro non si chiama seconda voce. Brogna bara, ma si chiama il commento del tifoso, scusa, il commento fazioso. Ma è la voce che fai lo switch e vai sulla seconda. Dai. Cioè, ma ci rendiamo conto che esulta. Dai. Vincere sì, così sì. È la vittoria. Basta di... peccare, Suso. Ranocchia, tra l'altro, facile, manco titolare. Infatti è una media questa, non facile. Rimaniamo in Serie A. Rimaniamo tra i calciatori di Serie A, ok? Difficile tra i calciatori di Serie A. Basta picchiare Suso! Hai letto Suso, bastardo. È Suso? No. Rientra sul sinistro? Sì. Rientra a 360 gradi? Sì, Rodriguez. Questo è il mio ragazzi, eh. Okay. Ciccio, mi stai scuotendo il cervelletto. Sì, vabbè, oh! Allora, vabbè, ridicolo. Gioca in una squadra che sta nella classifica di sinistra? Sì. Gioca in una delle prime sei? Conta. No. No, non è nelle prime sei. È un difensore? No. Ciccio, non è che puoi star su Google, no? Capito? Spegni, io ce l'ho spento. Ciccio, gioca spegni. Nel Napoli? No, però non puoi consultare, scusa. Perché tu hai visto il Napoli dove stava? Perché magari in mente non ce l'avevi. Ho guardato la classifica. Appunto, perché devi guardare la classifica, scusa? Vabbè, per rinfrescarmi le idee. Cioè, me le rinfresco anch'io le idee adesso. Con la classifica. Ah, posso dare sulla classifica? Ma come faccio a sapere io, scusa? Vado sulla classifica. Vai sulla classifica. Vabbè, ma è nel Napoli o no? No. E allora che cazzo dici? Parola avanti. Gioca nelle prime 5? No, non gioca nelle prime 5. Bastardo, tra la 5 la quinta e la 10. Ma dimmi te se ci si può arrivare. Ma fai qualche domanda più divertente. No, mi sto divertendo tanto io. Ha giocato nel Milan? Lo scorso anno in generale. Che cazzo di domanda è? In generale. In generale no. Cioè lo scorso anno sì, ma che cazzo... Sì o no? No. Gioca nel Napoli? No. Quando fai il ghigno vuol dire che no. No, è un attaccante. Già che quest'anno in generale. Che cazzo di giocatore è? No. Gioca nel Parma? No. Sta nella parte sinistra della classifica? No. Gioca nel Torino? Sì. Guarda. Sì, ma che modo brutto. Che cos'è? Non ti diverti adesso? No, perché c'è un conto fare delle domande. Io sto tentando di variare per dare delle informazioni al nostro pubblico. Primo che perché tu, voglio dire, sì, restringiamo sempre di più finché arriviamo. Famoso, prima diciamo a me e poi. No, c'è cioè, che cosa? Che dai. Per due match mi hai boicottato. Dai. Gioca nel Milan? No, ti ho chiesto ha giocato prima. No, non ha mai giocato nel Milan. Gioca a centrocampo? Sì. Cos'è? Sì, allora, di sì, SI. Giocatore sì. Del Lecce?
Abbiamo una chance a testa, eh? No, ma perché adesso quando una, io mi avvicino? Cioè, ma scusa un attimo. Ma incredibile. Anche per snellire un po' il gioco, altrimenti si fa una prima ne aveva 7 lui, non capito? Non è che ora possono stare tutto il tempo a guardare il video. Cioè... ci si scoccia dopo un po'. Ha mai giocato nel Milan? Sì. No, non puoi, Ciccio, devi aspettare il tuo turno. No, ok, io faccio la domanda, rispondo. No, come me prima, io ho aspettato un turno per dire... Ma quando mai? Ma guarda che questo è incredibile. Ma abbiamo adesso... No, ma non vale, scusa. Ma sì, tu devi aspettare il tuo turno. Hai una roba, o dai la risposta o fai una domanda. E grazie a cazzo, se no così è troppo bello. Io prima ho aspettato un turno prima di dare, che cazzo ho detto, De Vrij o chi era? No, sì, De Vrij, e tu mi hai detto che era la Nocchia. Ma lì hai deciso tu di dare prima la risposta. No, io ho rispettato il regolamento come era l'anno ma scorso. Ma che bastardo. Cioè, è incredibile. Ma fai schiabe e vinci, dai. No, dai. Non vinco perché tanto non lo indovino. Vinci, vai, dico uno a caso del Lecce. Ah, quindi te la rischi? Quindi se sbagli hai perso? E beh, tanto tu hai indovinato. Ma scusa. Chi è che ha indovinato? Stai fregando con i tuoi giochini, i tuoi mind games. No, nel senso a me... Dai. Vabbè, io me la rischio, tanto che cazzo si vince, non c'è neanche un premio in ballo. Però hai pigiato due volte. Ma che cazzo vuol dire? Non ma non ha neanche fatto rumore, dai. Ma non è... Vabbè, vai, dai. Mancoso. Lo sapevo, non ho sbagliato. No, dillo. L'Axalt. Sì, l'avresti indovinato, quindi ho fatto bene a provare. Sì, vabbè, non avrei mai indovinato Tabanelli, dai. Cioè, ma cosa... l'ho fatto facile. Ma cos'hai contro Tabanelli adesso? Carissimo ragazzo, tra l'altro conosco la sua famiglia e tutto, però non... Bene ragazzi, il video finisce qui. Abbiamo un vincitore qui inquadrato. Grazie Stefano. L'importante... No, non do la mano. voglia, non... Ma ti rendi conto? Neanche no, guarda, solo perché sono sportivo, guarda, perché è Natale. Cosa? Complimenti? Grazie mai mille Ste. L'importante è partecipare come sempre. Settimana prossima, giovedì prossimo, uscirà una challenge sul calcetto con Redondo. Tutti dicono, perché non fai una challenge al calcetto con Steve? Ragazzi, non vuole. No, non è non vuole. Il caghella. Diciamo la verità, diciamo la verità. Che lui le challenge le fa quando scende in Puglia. Perché Salente. A Milano non è in grado di trovare un posto che vada bene a tutti. Se qualcuno può aiutarmi, ragazzi, nell'organizzazione, eccetera. E poi servirebbero altri giocatori, non è che possiamo essere io e te. Paura a sfidarmi? No, quando allora, vuoi. Facciamo una crossbar challenge. Quando voglio, se voglio. Ragazzi, farò un'altra challenge con lui, faremo la Whisper Challenge fra due giovedì. Quindi attivate la campanellina. Abbonatevi se volete. Peggio delle mie marchette, posso dirlo. Ciao ragazzi e alla prossima. Ciao.